Poche parole, come Natale, rievocano nella nostra mente il loro significato immediato. Natale significa freddo, significa paesi e città illuminate a giorno, e migliaia di gambe, di braccia freneticamente in corsa contro il tempo per acquistare il più bel regalo, il giaccone più caldo, il telefonino più all'avanguardia, per preparare l'albero più appariscente e organizzare le settimane bianche più in. Natale, per tante persone, significa altresì nascita di Cristo, festività che diventa occasione di ritrovo, di riunione nelle famiglie, di riflessione e di rivocazione. Quella che rappresentiamo è una manifestazione che merita di essere conosciuta e magari vissuta un po' insieme a chi l'ha realizzata e vi partecipa. È il presepio vivente del gruppo storico Asberg Valdinon, APSTS, che quest'anno è rappresentato qui a Spruz. Vengono riproposte delle scene reali, con persone in movimento e testo narrato, alietato da alcune musiche, che intendono rievocare ciò che è successo più di 2000 anni or sono. La storia parte dall'annuncio della nascita di Gesù, si prosegue con l'attesa, che è il momento più importante, dove si radunano attori e spettatori, per stabilire lo stile di tutto l'evento, che è una vera e propria sacra rappresentazione, pur nella semplicità della sua realizzazione. In questa fase prevale dunque l'invito a coglierne il significato. Potrete assistere all'annunciazione dell'angelo a Maria, al viaggio di Maria e Giuseppe verso Betlemme. Parteciperete alla coinvolgente nascita di Gesù nella capanna, circondata dai pastori, e infine all'arrivo dei Re Magi. Solitamente l'evento si conclude con un grande corteo di tutti i figuranti che sfilano con le fiaccole lungo le vie del paese, accompagnato dalla sezione tamburi del gruppo storico Asberg Valdinon APSTS. Questo al fine di poter raggiungere nei pressi delle loro case tutti coloro che non hanno potuto partecipare all'evento, anziani o ammalati, per dare loro un saluto. Quest'anno gli organizzatori dell'evento hanno deciso di tagliare quest'ultima parte. Sua madre. Si ritrovano tutti gli elementi che compongono i tre Vangeli sinottici e il Vangelo di Giovanni. Diverso però è il tono del racconto e diversa è anche la prospettiva da cui i fatti e detti di Gesù vengono considerati. Noi raccontiamo il messaggio evangelico dal punto di vista di Maria e rivela così anche la sua dimensione più intima e poetica. La Madonna è testimone diretta di tutta la vita di Gesù. Una sorta di quinto Vangelo, quello che rappresentiamo oggi, in cui una mamma vive e condivide i momenti della vita del figlio. I vecchi di Nazareth usavano dire che non si riconosce mai in anticipo l'aspetto di un angelo, ma chi mi stava davanti, apparso improvviso nella mia casetta e mi parlava, era veramente un angelo del Signore, pieno della sua missione celeste. Mi disse:
Ti saluto, o piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne. Ecco, che tu concepirai nel tuo seno e ti nascerà un figlio a cui porrai nome Gesù, ossia Salvatore, perché viene a salvare il suo popolo dai peccati. Egli sarà grande e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo. Turbata dalle sue parole, gli dissi: come potrà essere questo se non conosco uomo? L'angelo mi rispose: non temere, Maria. Lo Spirito del Signore verrà in te. La sua potenza ti coprirà della sua ombra. E il Santo che nascerà da te sarà chiamato Figlio di Dio. Anche Elisabetta, tua parente, ha concepito un figlio nella sua tarda età, e questo è il sesto mese di lei che era sterile, poiché niente è impossibile al Signore. E stette come in attesa di una risposta. Io avevo 16 anni ed ero fidanzata a Giuseppe, il falegname, di Nazaret anche lui. Nel fidanzamento con Giuseppe ero già impegnata sulla via del matrimonio. Per questo l'angelo aspettava il mio consenso al suo annuncio. Gli dissi: io sono l'ancella del Signore, sia fatto di me secondo la sua parola. Disse l'angelo: io sono Gabriele, che sta davanti a Dio, nel cui nome ti porto questa notizia. E partì. Quello era un giorno o un sogno? Se l'eternità ha i suoi giorni di festa, quello fu il più bel giorno di festa dell'eternità. E ripresi a filare con maggior commozione. Filavo la lana per farne un giubboncino. Ogni fanciulla ebrea in quei giorni preparava un giubboncino o una camiciola o alcunché del genere, perché ogni fanciulla, fidanzata o no, vagamente sognava in cuor suo il privilegio di diventare la madre del Messia, la cui attesa era grande nel popolo. Se ne parlava per le strade, nei campi, ai focolari, nelle sinagoghe. Mi affrettai a finirlo e lo portai al sacerdote da benedire. Il sacerdote lo benedisse e aggiunse: Maria, il Signore ti è favorevole e tu sarai benedetta in tutte le generazioni della terra. Un augurio, come ne aveva fatti a tante altre fanciulle, ad altre Marie, nome comune nel nostro paese, specialmente tra le donne di condizione modesta, che in quei giorni vagamente sognavano in cuore il privilegio di diventare la madre del Messia. Ma l'ira ispirata dalle sue parole mi faceva più chiaro il saluto dell'angelo, e io mi sentivo come una vigna che tutta germoglia sotto un mite vento. Alla sinagoga avevo imparato a leggere il libro sacro. In quei sabati si leggeva il passo di Isaia, dov'è la promessa fatta da Dio al suo popolo. Ascolta, casa di Davide, una vergine concepirà e darà alla luce un figlio, detto Emanuele, o Dio con noi. Egli sarà luce a tutte le genti.
Il passo del profeta mi faceva sempre più chiaro il saluto dell'angelo, che ne era la continuazione e il compimento. E io lo leggevo e rileggevo con struggimento, sentendo che quelle parole erano state scritte proprio per me. Io le compivo in me stessa. Dentro c'era tutta la mia vocazione, la mia sorte. Sentivo anche il bisogno di sfogo e di informazione. E, approfittando di una carovana che in quei giorni saliva a Gerusalemme, decisi di andare a trovare mia cugina Elisabetta, moglie di Zaccaria, sacerdote del Tempio, che abitava in una piccola città sui lontani monti di Giuda, a poca strada da Gerusalemme. Elisabetta aveva già una bella età, ma aspettava un bambino ed era al suo sesto mese. Al vedermi mi venne incontro sotto l'arco della porta di casa, piena di dignità sacerdotale. Mi abbracciò e, colma dello spirito di gioia, esclamò: «Quale fortuna per me questa visita della madre del mio Signore!» E mi confidò che nell'abbraccio il bambino le era sobbalzato in seno per giubilo. Mi confidò che la creatura che spettava era stata annunziata a suo marito mentre faceva servizio nel tempio, nell'ora sacra della preghiera. «Tua moglie ti darà un figlio a cui porrai nome Giovanni. Sarai precursore del Messia, l'araldo, che gli preparerà un popolo ben disposto». Anche questo mi aiutava a capire sempre meglio il saluto dell'angelo e il suo accenno a Elisabetta, così legato alla venuta del Messia, che proprio in me aveva scelto la sua madre. Al sacerdote Zaccaria era dunque stato dato il primo annunzio della incarnazione e, guardando al cielo, nell'esaltazione dissi, o forse cantai: «La mia anima magnifica il Signore, che ha fatto in me cose grandi. Ecco, tutte le genti mi chiameranno beata». Mi fermai 3 mesi presso Elisabetta, che aveva bisogno di me. Poi, crescendo la mia gravidanza, me ne tornai a Nazaret ad aspettare. Del sabato uscivo per andare alla sinagoga, dove il sacerdote leggeva le profezie ai fedeli che vi si adunavano. In quei giorni leggeva la profezia del libro dei Proverbi. «Il Signore mi ebbe con sé fin dalla prima creazione. Ero la più vicina al Signore. Non erano ancora gli abissi della terra e del cielo, e io ero. I colli e i monti non posavano ancora sui loro fondali. Ed io ero. Io ero presente quando il Signore faceva la terra e scaturivano i fonti dalle acque e nascevano i fiumi e fissava i confini del mare. Ero presente quando ordinava ogni cosa e appendeva alla volta del cielo il sole, la luna e le stelle. Quando liberava i venti nello spazio e creava le stagioni e l'armonia del giorno con le aurore e i tramonti e i colori si muovevano nel vento. Ero con lui nella prima allegria del creato. Ora la mia delizia è stare con i figli degli uomini, nella più vicina agli uomini». Con ispirata sapienza, il sacerdote interpretava e accomandava la pagina alla madre del futuro Messia, la cui attesa era grande nel popolo.
E io sola, povera donna, portavo in cuore il mistero della sua nascita imminente, nel pensiero immenso che Dio mi ha amata prima ancora che divenissi creatura. Con il cuore di padre, guardi ai figli tuoi, tu ami nel silenzio, grazie e provvedi per noi. Dio ha messo suo figlio nelle mani tue. La Vergine Madre si affida a te. Giuseppe, uomo da bene, accortosi che ero incinta, muovendosi tra la casa e l'orto, mi guardava con occhio addolorato e impacciato. E, per salvare il mio pudore, voleva lasciarmi segretamente. Come dire la mia persona nel veder soffrire l'uomo giusto? Ma, mentre egli andava pensando queste cose, un angelo gli apparve in sogno e gli sollevò il velo del mistero. Gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Quello che è concepito in lei è opera dello Spirito Santo. Ella partorirà un figlio a cui porrai nome Gesù. Egli salverà il popolo dai suoi peccati. Anch'io mi confidai a lui, raccontandogli il messaggio dell'angelo. D'altra parte, ogni pio israelita conosceva la profezia di Isaia, che una vergine avrebbe concepito e partorito un figlio per la salvezza del popolo. E Giuseppe, uomo giusto e timorato di Dio, mi prese in casa con sé e con la sua presenza silenziosa coprì il mistero della mia concezione verginale, nella gioia segreta di sentirsi il padre putativo del Salvatore del mondo. In quei giorni, erano passati più di 8 mesi dalla visita dell'angelo, uscì un ordine del governo di fare un censimento di tutti i sudditi delle province romane. L'iscrizione doveva farsi non nel luogo di residenza, ma al paese d'origine, dove erano elencate le discendenze sui registri municipali. Giuseppe e io dovevamo registrarci a Betlemme, perché tutti e due, benché poveri, eravamo discendenti della stirpe di Davide, nato lì. Per essere inverno, non era certo la stagione più opportuna per viaggiare, specialmente chi, per la distanza, doveva viaggiare anche di notte. Ma anche questo spostamento rientrava nei disegni di Dio. Lasciata Nazareth, ci avviammo con piccolo bagaglio verso la terra dei padri. Yeah.
un viaggio lungo, ma il Signore era con noi. Di notte, un poco ci rallegrava qualche lumicino trasparente da impannate di casolari sparsi, segno di gente desta, o l'incontro di greggi fermi a pernottare ai margini della strada, coi fuochi accesi per tener lontani i lupi. In vista di Betlemme, sfinita dalla stanchezza, fui colta dai dolori del parto. Giuseppe si guardò attorno in cerca d'un ricovero dove mettere al riparo il mio pudore. Ma il taverniere ci disse che la locanda era al completo, stante il numero delle persone arrivate in paese a mettersi in nota, e che ora si scaldavano al fuoco, al vino, al letto. Riparammo in una grotta lungo la strada, scavata al fianco della collina. Una stalla, dove pecore e buoi finivano spesso per trovarsi bonariamente insieme con la gente che vi cercava un po' di calore, un riparo dal vento. E lì venne alla luce il mio bambino. Lo avvolsi in poveri panni e lo misi nella mangiatoia. Atteso dalle genti, non aveva trovato posto nella locanda né in tutto l'abitato di Betlemme. Ma io amavo e credevo, e mi si faceva sempre più chiaro il disegno divino anche attraverso questo viaggio, perché, secondo la profezia, il Messia doveva nascere a Betlemme di Giuda, dalla stirpe di Davide. In quel momento, mi raccontò poi il mio sposo, io, Giuseppe, camminavo, ed ecco, non camminavo più. Guardai l'aria del cielo, e l'aria era estatica, immobile. Guardai gli uccelli in volo, e gli uccelli erano fermi nell'aria. Ed ecco che delle pecore condotte al pascolo non andavano più avanti, ma stavano ferme. E il pastore alzava la verga per percuoterle, e la verga era ferma in aria. Guardai la corrente dell'acqua e l'acqua non correva più. E le lingue dei capretti erano lì sull'acqua e non bevevano più. Poi, tutto ad un tratto, ogni cosa riprese movimento. Io mettevo in confronto queste cose col no del taverniere, con la paglia su cui giaceva la mia creatura, con l'estrema povertà in cui era nato, ma io amavo e credevo. Un uomo nuovo era venuto nella sua nazione, un Dio nuovo e eterno era entrato nella sua creazione. Altri segni ne accompagnarono la nascita. Vennero a visitarlo dei pastori e contarono che un angelo gli era apparso mentre vegliavano il gregge negli immediati dintorni. Vi annunzio una grande allegrezza per voi e per tutto il popolo. In Betlemme è nato il Messia. Lo riconoscerete a questo segno. Troverete un bambino avvolto in fasce entro una mangiatoia, custodito da sua madre. Al primo angelo altri se n'erano aggiunti e insieme cantarono sulla capanna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà. I pastori lo adorarono con la fede in cui si adora un Dio nascosto nella carne. Gli offrirono lana ed agnelli e tornarono alla guardia dei loro greggi e alle loro visioni. Sparsero la notizia nei dintorni e altri pastori e bovari vennero a vederlo, a portargli batuffoli di lana e altre cose calde. Anch'essi erano poveri, ma vedevano che lui era più povero di tutti. Personaggi d'alto rango. Si vedeva dal seguito e dagli abiti sfarzosi. Avvezzi a misurare il loro cammino con gli astri, avevano fatto un lungo viaggio. Venivano dal di là del Mar Morto, in cerca del Dio in terra, del Dio annunciato dalle profezie e appena nato. Dissero che, essendogli apparsa una stella viaggiante più grande delle altre e bella come un fiore, l'avevano intesa come la sua stella e l'avevano seguita fino a Gerusalemme, dove, un po' per convenienza e un po' per bisogno di informazione, si erano rivolti alla corte del re per chiedere notizie. Consultati gli strumenti e i registri, i sacerdoti di Erode avevano risposto che il Messia, secondo le scritture, doveva nascere in Betlemme, dove poi giunsero ancora a guida della stella, fermatasi sulla capanna. Anch'essi si prostrarono, adorarono con la fede con cui si adora un Dio nascosto nella carne. E prima di partire per tornare ai loro paesi per altra via, ci lasciarono in dono un po' d'oro, incenso e mirra. Dell'oro ci giovammo utilmente per le spese di quei giorni.
giorni dopo la nascita, secondo l'usanza dei padri e in obbedienza alla legge di Mosè, lo sottoponemmo al rito della circoncisione, mettendogli nome Gesù, come l'angelo ci aveva suggerito. E quando si compirono i 40 giorni della mia purificazione, lo portammo a Gerusalemme per presentarlo al Signore. E poiché l'acquisto di un agnello sorpassava le nostre possibilità, facemmo l'offerta dei poveri, una torta e un colombo. Nel tempio un uomo di nome Simeone, giusto e pieno di Spirito Santo. Anche lui aspettava la venuta del Messia, la consolazione di Israele. Mosso dallo Spirito, prese il bambino fra le braccia e disse: Signore, ora lascia che il tuo servo se ne veda in pace, poiché i miei occhi hanno visto la salvezza di Israele e delle genti. Giuseppe e io restammo meravigliati nel sentire quello che si diceva di lui. Poi, rivolto a me come se profetasse, mi disse: Egli sarà segno di contraddizione e occasione di salute e di rovina per molti in Israele, secondo che l'avranno accettato o rifiutato, e a te sarà come una lama che ti trapasserà l'anima. Misteriose parole che annunziavano la mia partecipazione alla redenzione del mondo. C'era lì anche una buona vecchietta di nome Anna, in fama di profetessa. Da quando era rimasta vedova, non lasciava mai il tempio, servendo Dio fedelmente in preghiera e digiuni. Anche lei, mossa dallo Spirito, si mise a magnificarlo a tutti quelli che erano lì e aspettavano il Messia del Signore. Io custodivo queste cose e parole nel mio cuore e le confrontavo tra loro per meglio capirle. Preparavamo a tornare a Nazareth, quando un gran turbamento si produsse nel paese e negli immediati dintorni. Erode, sentito della nascita del fanciullo e del viaggio dei re magi che gli avevano parlato come del nuovo re dei giudei, geloso della sua corona, ordinò la strage di tutti i bambini dai 2 anni in giù nel territorio di Betlemme, a valle e in collina. Mai s'era udita crudeltà più tremenda. L'angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: Levati, prendi il bambino e sua madre e fuggi in Egitto. Erode lo cerca per farlo morire. L'innocenza perseguitata. Giuseppe, uomo giusto, mi riferiva questi suoi sogni con grande semplicità. Sellata la cavalcatura, partimmo subito nella notte e, per vie carovaniere, attraverso il deserto, riparammo verso il paese ignoto, lasciando dietro di noi gran pianto e ululato di madri
private dei loro pargoli innocenti. Il soggiorno in Egitto non fu lungo, perché l'angelo del Signore, riapparso a Giuseppe, lo avvertì della morte di Erode, divorato da una paurosa malattia. E noi rientrammo in Israele, tornando a stabilirci a Nazaret, il paese sulla collina. Falegnami, fabbri, la maggior parte pastori, con case scavate nel sasso, vie ripide, sassose, segnate da botteghe oscure, dove si batteva il ferro, si piallava il legno, si filava la lana. I lavori umili e utili di ogni paese di montagna. Un paese che viveva fuori dalla vita. E per noi, prima di questi avvenimenti, c'era solo Nazaret in tutto il mondo. Anche la nostra casetta era oscura, rischiarata solo dalla porta, con la bottega in fianco. Giuseppe riprese il suo mestiere e il ricavo ci bastava per il pane quotidiano della nostra vita frugale. Gesù cresceva robusto e sano. Un bel bambino che ogni mamma avrebbe voluto fosse suo, e tutti lo conoscevano come il figlio del falegname e di Maria. Ma ogni tanto mi tornavano alla mente le parole di Simeone nel Tempio. Questo bambino sarà per te come una lama che ti trapasserà il cuore. Parole in cui la gloria e il dolore si mescolavano insieme. Allora gli prendevo affettuosamente la testa fra le mani, gli accarezzavo i capelli, me lo stringevo al cuore, il mio bambino ancora tutto mio. E fissandolo a lungo, con la mente gli chiedevo: tu dunque, chi sei? Ma io sapevo chi era. Io amavo e credevo. Dio, affidandomi Gesù, ha aperto un nuovo, infinito spazio nel mio amore, che abbraccia tutti e nessuno è escluso. Mi ha indicato che è venuta la mia ora di aiutare, proteggere, consigliare, consolare, salvare tutti quelli che ricorrono a me, bisognosi di comprensione, di misericordia, di perdono, di speranza, quel fresco che rinnovella le anime, liberandole dal peccato seppellito nella infinita misericordia divina. Mi ha slegato le mani perché possa liberamente dispensare favori e grazie. Se occorre, staccare miracoli dal cielo. E io mi giovo di questi poteri per toccare maternamente il cuore degli uomini che sono tutti miei figli, perché conoscano e amino Lui, perché credano in Lui e siano salvi. Di tutti, di ciascuno io parlo a Lui, che se ne ricordi ora e nell'ora dell'ultimo incontro, perché nulla della redenzione vada perduto. Io, la madre. Tante foto per catturare anche quest'anno i momenti salienti di uno spettacolo che va in scena in questo piccolo paese.
tante foto per ricordare tutti coloro che con impegno e passione dismettono i loro panni abituali e per un giorno diventano attori, per dare volto alla voce di Maria e dei personaggi che la tornano. Tante voto per ringraziare tutti coloro che nascosti dietro le quinte si adoperano affinché lo spettacolo non deluda chi viene a vederlo. Ci vorrebbero tante foto per ringraziare anche il pubblico che ci segue, che con la sua presenza ed il suo calore e gli applausi ci dà sempre una nuova energia per continuare e di mettere in scena il presepe vivente. Sono questi i momenti principali nei quali si è voluto dare espressione alle scene attraverso l'animazione di personaggi in continuo movimento, dando l'idea della povertà di quel tempo, ma soprattutto dell'ansia nell'attesa dell'evento che ha segnato la storia. In ogni caso, è ciò che noi ci avevamo proposto di realizzare e di conferire a questo presepio vivente un risultato semplice, ma con molto significato. La semplicità della rappresentazione deve risvegliare ed immettere in tutti, per primi noi che ci abbiamo lavorato, positività, gioia, poesia, sentimenti di fede e di speranza. Questo dovrebbe essere stato il risultato della qualità tecnica e scenografica di questo presepio vivente, ottenuta senza le costruzioni faraoniche o l'applauso ad ogni costo. A noi organizzatori sembra bello e giusto augurare a tutti di trascorrere un Natale diverso, con un pensiero di speranza per un mondo migliore, ma con la certezza che un mondo migliore si costruisce cominciando dentro di noi stessi e allargando via via l'orizzonte. Con queste parole e con questi sentimenti a tutti rivolgiamo un cordiale augurio di Buon Natale e vi accompagni sempre nella vostra vita. Grazie, grazie a tutti. A tutti. So this is Christmas, and what have you done?